Allora, questo non è un video in ASMR. Dicevo che lo è, un po' così così. Lo è a mo' di forza, insomma, perché di là stanno dormendo tutti. Io sto in cucina, poi viene il salotto e poi vengono le stanze. Però alle spalle io ho tutta la zona notte. Quindi un attimo lo starnuto, che mi viene, non mi viene. Ovviamente il Signore sa che io non taglierò mai questo video e mi fa capitare le cose, ma ce ne frega. Allora, questo video mukbang con cibo del McDonald's, me lo state chiedendo, si può dire, da quando ho aperto il canale. Però stasera, siccome al bar si è organizzata una serata McDonald's, io mi sono comprata le robe per fare poi il video una volta tornata a casa. Lo sapete che ne sono? Le tre. L'ho detto alla buongiorno. Buongiorno, non buongiorno. Ho comprato allora le cose verso le 9, adesso sono le 3. Insomma, le ho riscaldate un po' a microonde. Allora io ho preso il McChicken. Questo è un panino che io ho iniziato a mangiare anche quando ero obesa, dopo aver mangiato troppi Big Mac. Sapete quando vi viene una cosa, vi disgusta perché ne avete mangiata tanta? Ecco, infatti io la burger non la mangio più, io mangio solo pollo in mezzo al panino, o almeno mangiavo, perché non è che mi va più dalla sleeve. Però quando ero obesa ne dovevo mangiare due, perché chi è cliente del McDonald's sa che il McChicken è il panino più piccolo di tutti i menu del McDonald's. Quindi me ne dovevo mangiare due, poi prendevo anche le crocchette di pollo, una confezione da 6, se nessuno mi toccava le crocchette, perché io chiedevo proprio, se invece chi stava in compagnia con me voleva anche sì, le crocchette, io prendevo la confezione da 12 ed io sola ne mangiavo più di 6. Questo per farvi capire la fame di prima. Allora, io questo video mukbang, siccome in questi giorni chi sa, chi mi segue su Instagram, la regina bastarda sono appunto, sa che ho preso 4 kg. Allora io farò, siccome lunedì inizio la dieta della nutrizionista, mi sono consultata al telefono e non dico ma ha fatto una merda, ma mi ha fatto una merdissima proprio. Da lunedì rinizio la dieta, perché voi dovete sapere che io tutte le cose le ho sempre iniziate di lunedì. Cioè io sono proprio una persona che se inizio a metà settimana non mi va bene, il giorno dopo sgarro. Però ho già tolto di mezzo ogni tipo di dolce, perché la nutrizionista mi ha detto proprio questo: io preferisco che tu mangi una pizza fritta piuttosto che un gelato, perché la pizza fritta tu dopo due morsi molli perché non ce la fai, lo stomaco è piccolino. Invece se inizi a mangiare cioccolata, quella scende sempre, ed è vero. Quindi io già da 3 giorni che ho saputo che ho preso 4 kg, ovvero io adesso peso 74 kg. Io per 2 kg, no, aspetta, per 6 kg non sono obesa. Io quando ho visto 74 sulla bilancia mi è scappato il campanellino di dell'obesità. Sono ancora in sovrappeso, fortunatamente. Ho tolto le cose dolci di mezzo, però prima di andare a dieta ferrea di nuovo, mangiando proteine, frullato di proteine come sostitutivo pasto quando ho il turno al bar, e mangiando sano quando poi sto a casa. Prima di iniziare questa dieta ferrea, oggi che è sabato notte, ma sarebbe domenica, registrerò il video mukbang con le cose dei McDonald's. Domani invece farò la torta al cioccolato, non grande, tipo questi gesti inconsulti.
Questo lo metterò nell'anteprima del video. La mini cake, mini insomma, per quattro persone al cioccolato. Così vi farò vedere la differenza di quanto cibo mi entra salato e di quanto cibo mi entra dolce. Probabilmente io domani la torta la finirò tutta. Io registrerò questi due video a distanza di 2 giorni, però quello della torta andrà online tra un po' di tempo perché troppi mukbang disgustano. Quindi quando vedrete il video della torta, io già starò a dieta. E niente, iniziamo a mangiare. Allora, ho riscaldato tutto al microonde perché allora io ovviamente l'aranciata farò solo un sorso adesso perché ho sete, non bevo dalle 10 forse. Però non posso bere tanto, perché altrimenti non mangerò nulla. Prendiamo il panino. Il paradiso all'improvviso. Cioè, che dice? Che McDonald's è cibo spazzatura. Io c'ho, scusatemi un attimo, io c'ho una mia amica che lavora al McDonald's, la direttrice, e mi dice sempre: Grazia, se tu ci lavorassi non mangeresti più McDonald's, come lo stesso ho fatto io. Finché non vedo, non credo. No, forse ci credo lo stesso, però per me non è cibo spazzatura, lo adoro. Però a Brian non l'ho mai fatto mangiare, semmai quando era più piccolino gli ho fatto assaggiare la patatina. Ora appunto non ci vado più perché altrimenti Brian vorrebbe mangiarle, quindi no. L'ultima volta che ci sono andata, se non erro, era al Burger King, però ci sono andata da sola, era una serata cinema, non mi ricordo che film, quando andai, forse mi avete vista con la mia amica Tatiana. Però ritengo che il cibo della Burger King sia più sano di questo, più pulito, ecco. Il pollo del McChicken, questa salsa. Con questo al secondo morso già sto quasi piena. Vediamo se riesco a dare il terzo, lo do dove sta più salsa. Sentirete il rumore del frigorifero ogni mukbang perché sembra che io abbia un morto lì dentro, non lo so, fa un rumore. Sentite i rumori dello stomaco, non ce la fa più. Allora. Basta. Mangio due patatine. Voi noterete la differenza fra il dolce e il salato per noi slevata. Perché la nutrizionista ha detto preferisco che mangi una pizza fritta piuttosto che un gelato. Comunque, fatto dei 4 kg in più. Rivedere la bilancia salire invece che scendere dopo 1 anno e mezzo è stato uno shock. Appunto, chi mi segue su Instagram ha visto le stories, mi ha visto depressa, grazie per il coraggio che mi avete fatto in privato. Ma è quello, ci vuole un attimo per fallire con la sleeve. Per questo quando mi dicono è un aiuto la sleeve, no, non è un aiuto, per niente. Non ce la faccio più, però. Prima di finire, io poi vi faccio vedere cosa è rimasto. Qua sulla tavola c'è l'impossibile, però ve lo faccio vedere comunque.
dall'Happy Meal della mia amica, che sa che sono una formaggera vivente, mi ha regalato questo, il pezzo di formaggio che esce nell'Happy Meal, il parmarigio. Quindi questo ci tengo proprio assai a mangiarlo, vediamo se riusciamo a mangiarlo tutto, anche perché è un tocchettino, è un mazzo, è un tocchettino grande. No, io i formaggi proprio, ma come si fa a non mangiare formaggi? Ma cotito volle, come fai a non mangiare formaggio? La vita senza formaggio è come il trash senza Chiara d'Alessandro, come si fa? Chiara, saluta a te, Cicina. Però sto piena come un uovo. Cerco di bere un poco d'aranciata. E poi vi faccio vedere cos'è rimasto. Notate bene. Perché il prossimo mukbang, ripeto, sarà quello della torta. Che è per quattro, insomma, tipo così. Vedrete invece quanta torta mi entrerà. Comunque la proprietaria del bar mi ha detto che quando ero più magra era pure vero che ero più stressata, perché era il periodo che Brian manifestava tutto il suo autismo. Io non dormivo la notte, stavo al bar e piangevo, andavo a lavorare dalle signore a pulirle il culo e piangevo. Stavo a casa, lo vedevo avere comportamenti problema, chi sa dell'autismo sa di cosa parlo, e piangevo, io mi ero proprio scavata in faccia, quindi ho detto: grazie, ci sta che in quel periodo tu non mangiavi proprio perché avevi il pensiero del bambino, e adesso invece che tuo figlio ti sta dando soddisfazioni, sei un po' più rilassata e mangi un po' di più. Ma fatto sta che ho fallito anche io perché ho mangiato troppa cioccolata. Adesso finisco e brindo a mio figlio con l'aranciata di McDonald's. Mamma, non è che tu meriteresti, che ne so, una Moët, una Crystal, una Berlucchi, una Ferrari. Però proprio mamma non riesce a bere, quindi brindo a te con l'aranciata di McDonald's, che nel frattempo, con tutto il ghiaccio che si è sciolto dalle uova, non è più un'aranciata, ma è acqua sporca. Aduri. È bevibile, però questa è la mia cena, vi faccio vedere. Allora, le patatine, cioè questa è la confezione grande, stanno fino a qua. Questo probabilmente mangerà tutto Antonio. E il panino, cioè il panino, ma dopo, quando lo lasciavo sto panino. E l'aranciato, ho fatto due sorsi, cioè non lo so se vi devo far vedere. Non si vede, no. Ah, ecco. Sta qui. Ti sta in piedi. Eccola. Questo ho mangiato, questo ho bevuto. Vi auguro una buona domenica, ma tanto quando vedrete questo video, probabilmente la domenica sarà già finita. Lo metto in programmazione, anzi, per domani. A mezzogiorno lo metto in programmazione, lo carico subito. E grazie per il seguito del canale. Se questo mukbang vi è piaciuto, cliccate mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Se non vi è piaciuto, fatelo lo stesso, perché io ho bisogno di lavorare con YouTube. Ma questa è la citazione. Io scappo, vado a fare la doccia e mi metto vicino a mio figlio per dormire un po'. Visto che domani lui, quando si sveglia allo stesso orario dell'asilo, solo che vorrà uscire, perché all'asilo non si va di domenica, mannaggia. In verità qua a Melito non si va manco di sabato, quindi immaginate come sto. Un bacio, buonanotte, buona domenica e anzi buon lunedì, visto che questo andrà, no, lo faccio andare in onda prima, giusto per darvi una buona domenica.